Giampiero, da giudice e coreografo decidi tu chi inizia. Allora, voglio far iniziare Walter. Attenzione, Walter, al centro della scena, Walter Pigliucci, concorrente della generazione Boomer. Oggi la gara consiste in un ballo ispirandosi a un musical, sì. In questo caso? Gli uomini preferiscono le bionde e la canzone Diamonds are the girl's best friend. Adriana Volpe e Walter Pigliucci. Jewels, a kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat or help you at the automat. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. But square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. Tiffany's, Cartier, diamonds, diamonds. I don't mean rhinestones, but diamonds are a girl's Pigliucci, concorrente della generazione Boomer, ma fatemi dire, una straordinaria, bellissima, elegantissima Adriana Volpe. Sì. Allora Walter, accomodati accanto a... No, no, Walter, Walter, dov'hai? Accomodati. Sei emozionato, vicino, eh? Vicino. È nel ruolo. È nel ruolo. Più sciolto, dai. Allora Alessia, concorrente della generazione Z, è pronta a esibirsi in cosa? Flash Dance, What a Feeling. Mamma mia, un brano conosciutissimo. Guardate il corpo straordinario della Elia. Con Alessia in Flash Dance dal vivo a Bellamar. Vai, preparatevi, preparatevi. Mi raccomando, metti gli occhiali. In a world made of steel, made of stone, where I hear the music, does my eyes feel the ring, wrap around, take a hold of my heart. What a della generazione Z. Alessia, ti sei fatta male? No, sei stanchissima. Mamma mia, guardate che sia Alessia che Walter, tutti i concorrenti non sono abituati a ballare, ma la bravura di Antonella Elia. Mamma mia, ti sei divertita? Guardate, questa ragazza è timidissima. Anche quando ha fatto i provini, insomma, si è presentata con una timidezza quasi veramente regale. A me mi commuovi, sei proprio bella, guarda. Sei piena di grazia, educatissima. Brava Alessia, bravissima. Accomodati accanto ad Antonella, accomodatevi.
Allora, chi secondo voi otterrà i 40 punti della seconda sfida? Giampiero Gencarelli. Allora, permettimi di dire che oggi Antonella e Adriana si sono superate entrambe, perché ragazze splendide e bravissime. I punti